Sono centinaia i balneatori abruzzesi che a bordo di 7 pullman promossi da FIBA Confesercenti e SIB Confcommercio e di decine di automobili private si sono recati a Roma in piazza Santi Apostoli per la manifestazione nazionale promossa dalle associazioni di categoria contro l'emendamento del governo sulle concessioni demaniali. A bordo dei pullman sono saliti anche i sindaci in fascia tricolore, gli assessori al turismo e al demanio di molti comuni e anche il presidente della regione Marco Marsiglio, nonché il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l'assessore al demanio marittimo della regione Abruzzo Nicola Campitelli. A organizzare la mobilitazione in Abruzzo sono stati la FIBA Confesercenti guidata da Giuseppe Susi e il SIB Confcommercio presieduto da Riccardo Padovano. Sono circa 800 le concessioni demaniali delle spiagge abruzzesi gestite nella quasi totalità dei casi da imprese familiari. Alla telecamera di Marco Tonto Donati, Riccardo Padovano, Lorenzo Sospiri e il presidente Marsiglio. Siamo venuti in circa 400 operatori balneari. Siamo venuti qua in piazza oggi e come si vede dalla piazza ci sono circa 3.000 congestionari balneari. Considerate che c'è tutta l'Italia, da Lampedusa a Trieste, da Lampedusa ad Alassio. Perché siamo qui? Siamo qui per far capire al governo che in questo momento così particolare di tutti i problemi che ci sta in Italia non si può ragionare buttando all'aria 30.000 aziende. Mettiamoci intorno a un tavolo, studiamo insieme, scriviamo a quattro mani la norma, l'emendamento che serve per tutelare chi per 50 anni ha fatto questo lavoro e per chi domani dovrebbe venire. Io credo che la politica deve ascoltare le grida della piazza, che non sono grida, sono grida di dolore, grida di gente che ha investito 2 anni fa in base a quella legge. Quindi io credo che la politica debba tenere conto di quello che noi oggi diciamo. Con il rinnovo delle concessioni, dei balneatori che erano in regola con tutti gli adempimenti fiscali e lavorativi, con l'esserci costituiti in sede di decisione di Consiglio di Stato a difesa delle proroghe, con quello che stiamo facendo adesso dicendo ai comuni di attendere che il governo chiuda le proprie decisioni prima di provvedere a gare e rinnovi, e anche con un sentimento di sincera solidarietà nei confronti di piccole e medie imprese del nostro sistema turistico che hanno tanto investito. A sostegno dei balneatori anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. L'economia prodotta dagli stabilimenti balneari e dal turismo che ne consegue è una delle entrate principali della nostra economia e dell'impresa abruzzese. Si tratta di centinaia e centinaia di piccole imprese prevalentemente familiari, un tessuto connettivo della nostra società, e noi dobbiamo assolutamente tutelare questo bene.